Buongiorno Stefano, come vedete abbiamo qui con noi Stefano Bordiglioni che è autore di Voci dal Mondo Verde, il libro che è appena uscito, che ho qui con me. È l'ultima uscita della collana I Libri dell'Orto, collana che è edita da Editoriale Scienza in collaborazione con l'Università di Padova e l'Orto Botanico di Padova e viene pubblicata in occasione dell'ottocentenario dell'Università di Padova, appunto, che si festeggerà nel 2022. Quindi benvenuto da noi, Stefano. E allora Grazie. adesso parliamo un po' con lei di questo libro. La prima domanda che le faccio è: com'è nata l'idea narrativa di Voci dal Mondo Verde? Perché si tratta di storie di piante, ma raccontate in un modo un po' particolare. Sì, sono le piante stesse a raccontare, a parlare di sé in prima persona. È nata a Bottega Finzioni, la scuola dove io insegno, di Bologna. Perché l'anno prima avevo scritto un libro che si intitolava Questi pazzi, pazzi animali, dove gli animali parlavano di se stessi in prima persona. E allora ho pensato, perché non le piante? Perché sono esseri viventi anche loro. E con gli allievi di Bottega Finzioni, allora ci siamo dati da fare, siamo andati a caccia di piante che facessero cose straordinarie. E naturalmente abbiamo scoperto immediatamente che praticamente tutte le piante fanno cose straordinarie perché altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere nel loro ambiente. E comunque ne abbiamo scelte una certa parte, ne avevamo trovate una sessantina che ci piacevano e le abbiamo fatte parlare, ma in modo che si descrivessero non in maniera, come dire, fumettistica. Cioè, quello che dicono queste piante, anche se lo dicono con una voce che magari abbiamo attribuito loro, magari qualcuna si lagna della sua condizione e qualcuna invece si fa i complimenti da sola, però quello che dicono è vero, capito? Cioè, abbiamo cercato di attenerci a quello che abbiamo letto di scientifico su queste piante. Ne abbiamo trovato una sessantina e poi ho pensato che era carino e quindi l'ho proposto ad alcuni editori e ad Editoriale Scienza è piaciuta l'idea delle piante che parlassero di sé in prima persona e a quel punto è intervenuta una redattrice di Editoriale Scienza, Federica Friedrich, e con lei abbiamo convenuto, capito, abbiamo concordato un indice perché a loro interessavano alcune piante più di altre, insomma abbiamo scelto qualcosa scritto da noi, abbiamo scritto invece, ho scritto di piante che interessavano a loro che non erano nel nostro primo indice ed è venuto fuori questo indice. Secondo me è molto, molto interessante perché qui ci sono i campioni. Abbiamo scelto le piante campionesse di qualche cosa. Ci sono piante le più antiche, quelle che vivono migliaia di anni, ci sono le piante che hanno i fiori più grandi in assoluto, ci sono le piante col tronco più grande nel senso della larghezza e sono tutte straordinarie, sono quelle più alte. Quelle che riescono a vivere in climi impossibili, insomma, e abbiamo imparato un sacco di cose. Io ho imparato personalmente un sacco di cose. Io sapevo che le piante erano esseri viventi ed esseri resistenti anche, ma non così resistenti. Le piante hanno una capacità di resilienza, non so se si dice così, che le rende capaci di vivere in climi assurdi e in posti che per gli animali magari risulterebbero straordinariamente difficili, le piante lì anche lì riescono a vivere, si adattano, cambiano la loro fisionomia, il loro modo di procurarsi ciò che serve loro e in qualche modo ce la fanno, capito? Sono esseri straordinari. D'accordo, quindi da tutte queste storie, prima ne stavamo scorrendo qualcuna,
e abbiamo guardato insieme un po' il PDF del libro, avete visto appunto che sono quindi storie straordinarie, quindi ogni pianta parla di sé, si presenta in prima persona e ha qualcosa da raccontare. E c'è un messaggio in particolare che i giovani lettori possono trarre da qualche storia di questa pianta? C'è una storia in particolare, o più di una anche, che può insegnarci qualcosa, può darci qualche messaggio? Ma secondo me tutte le piante danno un messaggio chiaro a noi tutti. E il messaggio è che loro sanno sopravvivere perché sanno adattarsi all'ambiente e sanno trovare la strategia giusta. A me sembra che noi esseri umani, più che noi animali, noi esseri umani cerchiamo di adattare l'ambiente, di forzare la mano all'ambiente in tutti i modi, alla fine facciamo dei disastri, capito? Perché, non so, il cambiamento del clima o cose del genere, o la plastica nei mari, quello non va attribuita solo a noi esseri umani, capito? E noi cerchiamo rimedi che non hanno un gran senso a volte. Invece le piante a modo loro e riescono con la loro pazienza da piante, vivono centinaia di anni, migliaia di anni, quindi hanno il tempo di modificare, di adattarsi, e loro ce la fanno, vanno avanti, capito? E probabilmente quando noi saremo spariti perché avremo fatto troppi danni, loro saranno ancora là che insomma impereranno sulle nostre macerie. Mi è capitato di fare un viaggio in Messico, nello Yucatan, e nello Yucatan ci sono un sacco di città maya. Alcune sono visitabili perché sono state le rovine sono state recuperate, eccetera. Altre invece sono state completamente conquistate dalle piante. E ci si accorge benissimo dove sono queste città maya, perché lo Yucatan è piatto come una tavola. Ogni tanto compare una collina verde e tu sai che lì sotto c'è un tempio maya, c'è una città, e se tu vai a vedere che cosa c'è, vedi alberi, 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 ti sembra veramente di stare su una collina. Invece è la natura, sono le piante che hanno riconquistato piano piano, con pazienza, con tenacia, hanno riconquistato quel posto e hanno ripreso la loro vita millenaria come se non fosse mai successo niente. Ecco, quindi dalle piante possiamo imparare molto, 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 tra cui questa grande capacità di adattamento e di sopravvivenza, di resilienza, appunto. Adattarci noi senza forzare l'ambiente troppo, perché, insomma, siamo noi che dobbiamo modificare il nostro comportamento, non l'ambiente. Certo, questo è un messaggio molto importante. Tra l'altro il libro, adesso possiamo rivederlo un attimo, presenta diverse piante che sono anche osservabili all'Orto Botanico di Padova, appunto, che è l'ente con cui viene realizzata, in collaborazione col quale viene realizzata questa collana di libri. Ho aperto la pagina sulle grandi foglie e ad esempio queste si possono osservare all'Orto Botanico, quindi questo libro potrebbe anche essere usato per fare una passeggiata in orto e leggere queste storie di piante, insomma, fare in modo che siano le piante che osserviamo a raccontarci di sé. Leggendo queste storie troviamo la venera acchiappa mosche, poi troviamo anche il ginkgo di cui si parla, ecco, il fossile vivente, insomma, che poi in questa stagione in autunno risplende di un giallo intenso e magnifico, come è ritratto qui nel libro, appunto. Quindi questo libro può anche essere usato per una passeggiata all'orto, ma perché no, anche in città, insomma, o in collina, in montagna, si parla anche dell'abete. Certo, quindi poi può essere soprattutto letto volentieri anche da un bambino, perché queste piante che parlano direttamente a te in prima persona, si rivolgono direttamente al lettore così in maniera informale, non sono la stessa cosa di un libro di scienze, capito? Loro hanno una personalità, un carattere, e sono accattivanti, si leggono volentieri.
anche se sotto, subito sotto alla pianta che si autodescrive, c'è un trafiletto, diciamo, più scientifico che enumera le qualità principali della pianta. E beh, ce l'abbiamo messo anche perché così si può controllare direttamente che non sono sciocchezze quelle che dice la pianta, dice la verità. Dice. Ecco, allora con questo messaggio finale su le piante che ci raccontano storie vere, ci dicono la verità su loro stesse e sull'ambiente in cui vivono, insomma sulle storie che hanno visto loro stesse, perché loro stesse hanno assistito negli anni a incredibili storie. E possiamo salutare l'autore di questo libro, appunto ve lo rimostro, e ringraziamo di averci raccontato da dove nasce l'idea del libro e che cosa ci raccontano queste storie. Sì, vorrei dire ancora una cosa. Certo. Andrò sicuramente anch'io a fare un giro all'orto botanico di Padova, perché mi ha incuriosito molto il mondo delle piante e voglio andare a vedere queste che sono diventate delle amiche, voglio andarla a vedere di persona, diciamo così. Sarà molto divertente, immagino. Certo. Va bene, allora grazie mille a Stefano Bordiglioni e chissà, insomma, auguro a tutti, consiglio a tutti di immergersi in queste storie raccontate dalle piante. Grazie Stefano. Grazie, arrivederci.